20 marzo 2023, equinozio di primavera. Ad indicarlo anche oggi da ben 180 anni ad Acireale è la preziosa meridiana della Basilica Cattedrale realizzata nel febbraio del 1843 dall'astronomo danese Christian Friedrich Peters proprio qui nella zona del transetto. Un orologio solare a camera oscura sino alla metà dell'Ottocento era il sole l'unica unità di misura del tempo e così questo segmento di marmo lungo 16 metri tracciato sul pavimento indicante la direzione nord-sud diventa la mappa temporale su cui un ognomone, cioè questo piccolo foro sulla volta della Cappella di Santa Venera, indirizza la luce del sole. Il raggio che lo attraversa segna il mezzogiorno astronomico appoggiandosi sull'asse centrale della meridiana. Questo bel dono, no? Che permette di determinare il mezzogiorno locale. Solo alla fine dell'Ottocento con l'arrivo delle ferrovie è stato necessario unificare l'ora di tutte le città e quindi si è creato un altro tipo di ora che è l'ora media, che è quella che ci fornisce l'orologio. Questo orologio solare fornisce il mezzogiorno locale e c'è una tabella conservata in sacrestia dalla fine dell'Ottocento che permette di determinare ogni giorno, che varia rispetto all'ora dell'orologio nostro, quindi dell'ora media, permette di determinare il mezzogiorno locale. Questa della Basilica Cattedrale, realizzata con pregiato marmo giallo e bianco di Carrara dallo scultore Carlo Calì, allievo del Canova, è una delle 8 meridiane presenti in tutta la Sicilia. Ad Acireale e in tutti i paesi dello stesso meridiano il 20 marzo in corrispondenza del mezzogiorno locale alle 12.07 dell'orologio succede questo. Ecco il raggio di sole che segna il mezzogiorno astronomico, oggi leggermente decentrato per via della nuvolosità ma pur sempre presente. Poi bisognerà attendere oltre 10 ore per l'evento equinoziale che si verifica intorno alle 22. Per quanto riguarda la giornata di oggi, che è importante in quanto è l'inizio dell'anno astronomico, possiamo determinare qua nella nostra meridiana il punto dell'equinozio, che è il punto che ci fornisce la latitudine del posto. E oggi dove cade? Oggi dovrà cadere un poco prima della M, domani immediatamente dopo la E. Quindi tra questi due punti ci sarà il punto della retta equinoziale. Una data importante per la Chiesa Cattolica legata alla conoscenza della fase lunare, la domenica successiva al pleniluvio che segue l'equinozio, sarà infatti la Pasqua di Resurrezione, quest'anno il 9 aprile.